Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi. Ragazzi, non più con ragazzi da non resto ragazzi, da questa stanza ragazzi da un mese. Raga, l'ultima volta ragazzi che registrai raga fu a dicembre. Quando registrai il video della giornata della Serie B e oggi ragazzi vedo il giorno di andata della Serie A ragazzi ragazzuoli oggi, quindi ragazzi ora bandate chiacchierelle e ragazzi e andiamo ragazzi alla casella di Serie A. Ok ragazzi, al 20° posto ragazzi c'è la Cremonese con 8 punti, 14 gol fatti, 34 gol subiti e meno 20 di differenza reti. Scusa ragazzi, la Cremonese sarà in Serie B, cioè. Poi ragazzi, al 19° posto la Samara di un ex giocatore dell'Inter, Desen Stankovic, cioè raga Stankovic con 9 gol fatti, cioè 9 punti, 8 gol fatti, 31 gol subiti e 23 di differenza reti. Poi ragazzi, al 18° posto l'Hellas Verona con 12 punti, 17 gol fatti, 31 gol subiti e con meno di differenza e meno 4 di differenza reti. Che raga, l'Hellas Verona sta ultimo. Quindi ragazzi, scorso, e si sta riprendendo. Quindi ragazzi, andiamo al 17° posto, il Sassuolo con 17 punti, con 18 gol fatti, 29 gol subiti e meno 11 di differenza reti. Poi ragazzi, al 16° posto la Salernitana con 18 punti, 23 gol fatti, 37 gol subiti e meno 14 di differenza reti. Poi ragazzi, al 15° posto lo Spezia con 18 punti, 17 gol fatti, 28 gol subiti e meno 11 di differenza reti. Ragazzi, al 14° posto il Lecce la prima squadra pugliese con 20 punti, 18 gol fatti, 22 gol subiti e meno 4 di differenza reti, 4 pire. Bene, poi al 13° posto il Monza con 22 punti ragazzi, con 23 gol fatti, 28 gol subiti e meno 5 di differenza reti. Ragazzi, al 12° posto il Bologna con 23 gol fatti, cioè con 23 punti della squadra, 24 gol fatti, 30 gol subiti e meno 6 di differenza reti. Ragazzi, all'11° posto la Fiorentina con 23 punti, 21 gol fatti, 24 gol subiti e con meno 3 di differenza reti. E poi ragazzi, al 10° posto, dopo aver avuto una penalizzazione di meno 15 punti, ragazzi, la Juventus, cioè ragazzi, la Juventus ragazzi, con 23 punti e 30 gol fatti, 15 gol subiti e con 15 di differenza reti ragazzi. Ah ragazzi, bello questa differenza reti ragazzi. Sarà metà, se siete metà di reti. Bello, bello comunque. Ragazzi, animati grazie al nono posto l'Empoli con 25 punti, con quello che ci aveva detto 1-0, quindi con 17 gol fatti, 22 gol subiti e meno 5 di differenza reti. Grazie. All'ottavo posto il Torino con 26 punti, 19 gol fatti, 20 gol subiti con meno 1 di differenza reti. Poi ragazzi, ora andiamo al 7° posto, dove c'è la Conference League, cioè la competizione verde.
Quindi, ragazzi, andiamo. Siete posto all'udire che con il commentato punto di 27 gol fatti, 21 costruiti e 6 di differenza reti. Ragazzi, che raga, l'Udinese è partita a bomba, poi... è calato. Ragazzi, andiamo al quinto e sesto posto, ragazzi, la zona Europa League, cioè la competizione arancione. Ragazzi, siete pronti? Al sesto posto c'è la Roma con 34 punti, 23 gol fatti, 16 gol subiti e 7 di differenza reti. Poi andiamo al quinto posto, l'Atalanta con 35 punti, 37 gol fatti, 23 gol subiti e 14 di differenza reti. Poi ragazzi, andiamo ai primi 4 posti. La Champions League, spiegando che l'Inter la vincono, ma raga, non credo che la vinca. Secondo me arriva ai quarti, poi viene eliminato, secondo me. Poi chissà, ne faccio tutto che posso succedere. Guardate, andiamo al quarto posto, Inter con 37 punti, 38 gol fatti, 25 gol subiti e 13 di differenza reti. Quasi andiamo al terzo posto, ragazzi, la Lazio con 35 gol fatti, 15 gol subiti e 20 di differenza reti. Ma sì, andiamo al secondo posto, colei che ha preso 4 belle pere dalla Lazio e 3 pere dall'Inter alla Supercoppa italiana, Gobbi, cioè i malisti, ragazzi, cioè i nostri cugini, con 38 punti, 35 gol fatti, cioè 24 gol subiti e 11 di differenza riti. Poi ragazzi, andiamo alla Colli, che è stata campione d'inverno dalla giornata precedente, cioè dalla diciottesima. Il Napoli con 50 punti, record, il record del Napoli, perché ragazzi, è stata la squadra che ha avuto più punti dalla prima alla seconda di difensa, cioè di difensa dalla prima alla seconda, che è di 12, è di più 12. Però sì, con 46 gol fatti, 14 gol subiti, il miglior attacco e la miglior difesa attualmente, poi ecco 32 di differenza reti, mostro. Beh ragazzi, il video può terminare anche qui. E ragazzi, ci vediamo ragazzi contro, ragazzi, la Cremonese, se non sbaglio, ragazzi, io con la Cremonese, ragazzi, il 29, ragazzi. Domani esce, cioè 27 e 28, usciamo due video, forse, ma non sono sicuro. Quindi, ragazzi, ci vediamo, raga, secondo me che ci vediamo in con la Cremonese, quindi, ragazzi, bella e sempre forza Inter!